tre appuntamenti importanti in programma targati CSI Teramo, tra i tanti comunque che sempre organizza il centro sportivo. Sì, in questa fine estate c'è un ricco programma di appuntamenti che abbiamo voluto presentare perché davvero costituiscono tre iniziative assolutamente valide, assolutamente coinvolgenti. E iniziamo sabato con Borgo Sport a Campli, un evento di promozione sportiva dove saranno presenti tante discipline, i ragazzi potranno sperimentarle, capire magari quale potrà essere parte della loro vita. E sarà anche un'iniziativa ricca di novità, ricorderemo la figura di Carlo Malavolta, che è stato veramente un educatore sportivo a Campli, e faremo anche tante altre cose come i giochi berardiani. Attraverso dei giochi popolari faremo giocare i ragazzi delle parrocchie della forania di Campli Civitella. E questa sarà appunto la terza edizione di Borgo Sport con tanti ospiti, tra cui i campioni d'Italia della Micacci Giulianova, che saranno presenti con il trofeo vinto proprio in primavera. E poi abbiamo il giorno successivo l'iniziativa Camminiamo per l'Africa, realizzata dagli amici di San Gabriele Onlus, quindi anche a sostegno delle missioni passioniste in Tanzania, dove quest'anno appunto si andranno a realizzare nuove opere, in particolare la fattoria nel villaggio di Itiso e una mensa per i poveri. E una camminata che vede il ritrovo alle 8 al campo di Varano, un itinerario di 10 km appunto che punta alla raccolta fondi a sostegno di queste iniziative. E poi la settimana successiva, la domenica successiva, il 17, abbiamo la manifestazione Maratona Sei Zampe, con l'opportunità in questo caso di sostenere le associazioni che operano a favore della tutela animale, quindi che magari hanno in cura e in accudimento i cani randaggi che sono stati raccolti sul territorio. Questo appunto un'iniziativa che è al sesta edizione, si snoderà sul territorio del centro storico di Teramo e alla scoperta anche di alcuni punti di interesse importanti. Scopriremo un po' Teramo fermandoci in alcuni punti dove ci saranno delle persone che racconteranno la storia di quei luoghi, quindi un'iniziativa non solo all'insegna del benessere animale ma anche della cultura, della storia della città.